Witam Was, kochani, serdecznie. Jerokie z tej strony. Jutro 17 marca 2023. No i bardzo głośny, mam nadzieję, że będzie to mega głośny proces lekarzy, którzy w czasach szaleństwa, o którym wszyscy doskonale wiedzą, które dalej gdzieś tam nas prześladuje, stanęli po stronie prawdy, stanęli po stronie człowieka, wykazali się swoim kręgosłupem moralnym, nie dali się zastraszyć, nie dali się wpędzić w tą zbrodniczą wręcz machinę. To są ludzie, którzy zostali bohaterami i teraz system za to chce no, bardzo mocno ich pokarać. Więc kochani, tak jak tutaj na grafice widzicie, wszystko jest opisane. Ja nie przeciągam tego nagrania. Zapraszam do wysłuchania dalszej części materiału, który otrzymałem z Włoch. Tam już i pielęgniarki, i lekarze stawiają sprawę jasno. Chcą, aby prawda wyszła w końcu na jaw. Chcą siebie ściągnąć ten ciężar, który bardzo mocno im ciąży. Bardzo mocny materiał. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania i mam nadzieję, że to spowoduje, że staniemy murem za naszymi lekarzami. Weźmiemy przykład właśnie z Włochów, którzy robią już tam porządki z tym całym szaleństwem, które występowało u nich w centrum. A zresztą, co będę mówić, oglądajcie, kochani, i rozsyłajcie. Niech wiadomość i świadomość się niesie. Wspierajmy tych lekarzy i swoją obecnością i nagłaśnianiem po prostu tej sprawy, bo pamiętajcie, oni wtedy stanęli po naszej stronie. Czas, żeby ludzie świadomi stanęli po ich stronie. Zapraszam do zapoznania się z dalszą częścią materiału. Hej! Tu ho le mani e anche i piedi. Ci autorizzavano a fare lo stesso i vaccini anche se erano scaduti. Era una situazione disumana. Quello che ho visto, quello che ho vissuto. Il silenzio degli innocenti oggi ha una voce assordante che chiede verità e giustizia, perché il vaso di Pandora di questi tre anni non è stato ancora scoperchiato. Dai protocolli come paracetamolo e vigili attesa, che avrebbero causato migliaia di morti in più, ai falsi tamponi, alla vaccinazione di massa. L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Verità e giustizia chiedono oggi, danneggiati dai vaccini, le morti improvvise, e mentre la politica litiga sulle commissioni d'inchiesta per il Covid, qualcuno ha deciso di infrangere quel silenzio. Io ho lavorato nel reparto Covid da inizio pandemia, in terapia subintensiva e intensiva. Le infermiere che hanno accettato di parlare con noi hanno chiesto l'anonimato. I loro racconti, le parole che state per ascoltare, sono un atto fortissimo di denuncia. Quando arrivavano i malati Covid, in che condizioni arrivavano? Arrivavano in situazioni già gravissime. A casa erano stati curati, per modo di dire. Quando arrivavano si cominciava a bombardarli letteralmente con ogni tipo di farmaco, quindi cortisone, antibiotici, eparina. Perché queste cure non venivano iniziate prima? Quando arrivavano gli anziani dalle RSA? Erano chiusi nelle stanze. Quando noi entravamo dovevamo stare il meno possibile per il rischio di contagio, quindi loro perdevano proprio il contatto umano. Molto spesso venivano contenzionati, ossia venivano legati al letto con le mani e anche i piedi. E morivano così? In una situazione sì, di solitudine. Ma il chiuso degli ospedali è avvenuto anche peggio, sempre in nome dell'emergenza. C'è stato anche un momento dove sono stati somministrati degli antivirali su indicazioni sempre ministeriali. E si era visto che questi farmaci aggravavano la situazione ulteriormente delle persone, e però la disposizione diceva che dovevamo comunque somministrarli, però ero io la mano che andava ad agire. Mi sembrava di avere un'arma letale tra le mani, per cui mi è capitato di fare una scelta anche personale. E non somministravo il farmaco, magari, ma della fisiologica, per non creare un ulteriore danno. Però questo naturalmente lo facevo di nascosto.
chi non poteva andare in terapia intensiva. Che trattamento subiva? Quando la situazione si aggravava, non si poteva fare altro che accompagnarli alla morte. Quindi una sorta di eutanasia? In qualche modo sì. Si attuava un protocollo con dei farmaci appositi, morfina e sedativi, e si lasciava che le persone, insomma... Quanti ne hai visti sedati e accompagnati a morire? Tanti. Lei invece è un'infermiera che ha lavorato nei centri vaccinali e sentite cosa ci racconta. Questi sono flaconi del vaccino Comirnaty, che sarebbe Pfizer. Il governatore a un certo punto ha chiesto di estrarre la settima dose da un flacone. Quindi il personale, pur di estrarre la settima dose, diluiva in modo completo con 2 ml di fisiologica. L'efficacia non era garantita perché era troppo diluito il prodotto. Quindi l'obiettivo cosa era? Vaccinare il più possibile? Fare numeri. Interessa soltanto quante dosi sono state fatte. A un certo punto questi vaccini sono scaduti. Sì. Ma voi avete continuato a vaccinare? Sì, ci autorizzavano a fare lo stesso i vaccini anche se erano scaduti. Cosa vuol dire vaccinare il più possibile con vaccini scaduti? Lo chiedo al dottor Giovanni Fraiese, che per essersi opposto a tutto questo è stato sospeso. È stato fatto tutto come se si stesse parlando di caramelle, ma non sono caramelle, erano prodotti che andavano seguiti con un'attenzione che era estrema. Le scadenze servono per preservare la possibile integrità dell'RNA, che è fondamentale per l'azione terapeutica proposta. Se l'RNA viene frammentato o degradato, diventa un pericolo per la salute. Quanti effetti avversi hai visto? Diversi, reazioni allergiche, malori, ma sono sempre stati sottovalutati, non bisognava dirlo. Ma tra di noi lo sapevamo. Cosa dovrebbe indagare oggi la magistratura? Dalla vigilia attesa alle scelte terapeutiche che sono state poi utilizzate. La vaccinazione di massa senza calcolare il rischio-beneficio. Non riuscivo a dormire la notte quando ho iniziato a vedere che si arrivava addirittura a pensare di darlo ai bambini senza una sperimentazione che fosse assolutamente adeguata. Ospedali lager, cure sbagliate, effetti avversi dei vaccini, verità non indagate. Per questo il comitato Ascoltami, con un pool di avvocati, ha deciso di fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che dice che noi siamo sacrificabili. Stanno aspettando verità e giustizia decine di migliaia di persone che si sono viste togliere la salute e che si sono viste trattare come dei reietti. Tu oggi hai smesso di fare l'infermiera. Sì, perché... perché non... a un certo punto io mi sono sentita complice. È stato troppo forte quello che abbiamo vissuto in quei mesi lì, è stato forte vedere il dolore di queste persone, vederle morire così. Cosa vorresti oggi? Giustizia. E la verità. Voglio la verità. Tiriamola fuori sta cazzo di verità.